Allora, Nulla. rieccoci, 20 minuti brevi e intensi. Giovanni La Rosa, ci sei? Sta arrivando. Allora, la Scandone ha vinto per 83 a 70. Enzo De Vito, tu sei informato un po' sulla Scandone? Oh, sei... Però ti fa piacere che, No. insomma, ci fa piacere Allora. anche per il nostro amico Pino Sacripanti. Giovanni, ci sei? Eh sì, ci sono, non potevo non sentirti con la tua voce, Simetta. Tu sei tra quelli che oggi, guarda che ho massacrato in giro e in diretta perché non mi ha fatto trovare neanche una rosa. Sono le 23:10. E quindi tu fai parte della schiera di cui però lui mi ha fatto gli auguri presto Ah, bene. stamattina, quindi lo assolviamo. Giovanni, anche questa sera Scandone è macchina da guerra, come la dobbiamo definire? Ma io penso che la Scandone sia un organismo, un sistema di gioco così collaudato che nessuno, una pistoia di questo tipo non può farle paura. È troppo più forte Avellino, troppa più qualità, troppi giocatori di esperienza che già hanno avuto la possibilità di disputare gare a questi livelli e alla fine si è visto. Pistoia ci ha provato nei primi minuti, ma poi è venuta fuori tutta l'esperienza e la qualità del gioco di Avellino e soprattutto è stato un Annali che questa sera ha dato fuoco alla retina, ha fatto 32 punti in 27 minuti di gioco, Mamma insomma mia. davvero strepitoso, festeggiando al meglio il premio di MVP. È stato premiato questa sera dal presidente della Lega Basket Cito Bianchi, assieme a lui anche Nicola Albirani, ma James l'ha festeggiato nel migliore dei modi. È stato eccezionale. Va bene, quindi facciamo questo 3-0 e poi pensiamo alla semifinale, facendo i dovuti scongiuri. Ma guarda, penso di sì, anche se Esposito in sala stampa ha cominciato a caricare un po' l'ambiente, non l'ha detto apertamente, ma l'arbitraggio non gli è piaciuto, quindi sicuramente ci dovremo aspettare un pubblico, un palazzetto caldo, Sì. ma penso sarà un esame importante per Avellino, che era 3, e io penso che i biancoverdi hanno tutto per poter vincere. Grazie, Va bene Giovanni, hai Giovanni. giusto il tempo di tornare dal palazzetto in redazione e vieni a dare gli auguri a Titti Festa. No, già Va me l'ha bene? dati, me l'ha Ah, dati già è andato. stamattina tra i primi. Va Grazie, bene. Gio. Ciao. Ciao, Ciao. Giovanni. Statale, un luogo comune che prima il tifoso, l'amico Alessandro, ha detto l'Avellino c'ha il 70% di giocatori di proprietà e l'altra società c'aveva il... Adesso vediamo tutto. Sì, Andiamo ma a vedere avere tutto. giocatori di proprietà Sì. è un demerito, non è un merito. Giocatori di proprietà sono quando tu tieni Zappacosta, quando tieni Izzo, quando tieni Bittan, giocatori che puoi Di vendere, e prospettiva. gli altri 19 devi stare in prestito. L'anno scorso c'è stato un caso clamoroso che ne ha parlato tutta l'Europa, di una squadra spagnola, l'Eibar, che nel campionato di Serie B con una gestione di 2 milioni di euro, che rispetto alle altre di 6-7 milioni sono cifre importanti, Sì. con 2 milioni di euro ha vinto il campionato di Serie B della Spagna ed è andato Sì, in Serie ce l'hai A. raccontato, sì. Questi hanno fatto tavole rotonde per capire, il segreto è stato proprio quello, avevano pochi giocatori, relativamente pochi, 19 giocatori, di questi 19, 16 erano in prestito, cioè avere il giocatore di 34 anni che è di proprietà è un danno, tu se tu hai tutti i giocatori di tua proprietà, ragazzi importanti, allora è meglio averli, però se Allora, no... ci fai un Ok, assist, ci fai un andiamo assist. ad Partiamo un analizzare. attimo con l'aiuto di Michele Imperiale dai portieri, no? Dovremmo avere la grafica già dei portieri, come siamo messi? Frattali, Offredi e Bianco in scadenza. È così, Enzo? Sì. C'è qualche richiesta per Frattali? Vediamo, diciamo che sicuramente c'è da prendere un portiere, bisogna vedere se Offredi vuol rimanere oppure vuole andare a giocare. È naturale che sui portieri si presume che sia preferibile averli di proprietà per evitare ciò che è accaduto con Gomez, che purtroppo è naturale che come mentalità a questo punto, avendo Frattale, avendo Offredi, cioè comunque si può puntare anche su qualche under che insomma dia delle garanzie, come l'anno scorso era Gomez che Sì. ha dato delle garanzie. Difensori, grafica dei difensori. Eccola qua. Allora, Pisano, prestito con riscatto 2017. Vabbè, sicuramente diciamo, non sono si riassumono il Pisano, Pucino, Nica sono in uscita, cioè non sono i nostri, quindi vanno Sì. Vanno via. via. Quindi rimane Biraschi, Rea c'è da vedere perché comunque c'è un'opzione per il secondo anno legata a presenze e può darsi pure che il ragazzo preferisca andare via. Però
Per quanto riguarda Chiosa, al momento va via, quindi abbiamo sostanzialmente Biraschi, Rea, Migliorini e Visconti, quattro difensori. Però 2017, ve lo dice un direttore, Gigi è stato un ex calciatore. Ora rinnova o va via. Ora rinnova via, perché via. Avendo, va via, diciamo, va abbiamo via. Biraschi e basta. Biraschi, e Migliorini. Biraschi è vero che ha tutte sì. queste richieste? No, tutte queste richieste no, c'è un discorso oggettivamente, il Crotone è quella squadra che l'ha richiesto. Ha fatto più passi avanti, però bisogna anche valutare poi l'opportunità di darlo via o meno. Questa, perché poi, ecco, qui torniamo come dice Felice, avere soltanto poi Migliorini e Visconti, tra virgolette, Migliorini, bisogna fare tutto da capo un'altra volta. Quindi devi rifare tutta la difesa. Come vedi, qua ha ragione Felice, siamo fortunati, tra virgolette, dico, non fortunati, nel senso che si può lavorare c'era bene. C'era poco da salvare. Sì. Ok. Centrocampisti, allora da Tirio 17 no, tutto lo stesso, da Tirio a scadenza, Girai 2017, D'Angelo 2000, con questi due penso che vi dovrete sedere prima del ritiro, Gavazzi 2018, Arini 2018, Sbaffo, Paghera ha fatto il triennale, sì. Bastien che rientra alla base. Il prestito sì. netto di riscatto. Omeongace il 96. O Mengua, è del 96 l'abbiamo preso. Quello che già ah, è stato, ragazzo, sì. che già è stato acquistato. Che ruolo è? O Mengua è, diciamo, è un buon giocatore, è un buon giocatore, un calciatore centrocampista di qualità, ma anche di inserimento, accompagna sempre la fase offensiva. Lui, diciamo, lui Maidat e Bastien fanno parte della Maidat Brescia, ex Brescia ora Roma, fanno parte anche della nazionale. Naturalmente buoni giocatori ma quest'anno prendi il centrocampista di qualità, il play lo prendi? Oh. Vediamo, per fortuna non abbiamo, cioè, c'è da lavorare, perché poi bisogna vedere delle situazioni, bisogna vedere anche Sbaffo preso come trequartista, se si cambia modulo, se rimani ragazzi. Però posso fare una dipende domanda molto dalla posso fare allenatore, una domanda adesso cioè, sì. tanto questi contatti. Io come la penso? Come no? Sei un ragazzo promettente, anche un contratto di 3 anni, 4 anni va bene. No, ma così se un ragazzo, se un giocatore importante, il contratto biennale, triennale sta, ma fare contratti triennali che sto vedendo a tutti questi giocatori, per esempio, ora vedevo Sbaffo, Paghera, cioè che senso vabbè, ha fare dei contratti di 3 anni a questi no, giocatori? Ma non sono contratti, molto spesso l'ingaggio va, cioè allora il contratto poi si tratta di privacy, cioè esempio di un calciatore, di un attaccante, se un attaccante gioca in Serie A e prende 120, scende 2 anni, 120, 120, tu lo spalmi in 3 anni. Noi abbiamo tanti difetti, però sulla gestione economica, tranne qualche caso errore tipo Togni, poi diciamo che gli allungano gli anni, cioè, ma gli danno gli stessi però, soldi, però, ecco. Che mi sembra strano, è troppo strano. Nella sostanza è questo qua. Andiamo con la grafica sugli attaccanti. Allora, Insigne torna al Napoli, João Silva torna in Portogallo, Tavano penso che dovete discutere. Castaldo, Arrighini e Moculo sostanzialmente sono i tre attaccanti, valutando poi Tavano. Con Tavano troverete. Ma c'è un altro anno per fortuna, quindi si può parlare. Se il ragazzo. Arrighini, io se fossi nell'Avellino lo terrei, perché ha fatto 10 gol quest'anno a Cosenza, ha fatto bene, l'ha tenuto anche Gianluca, l'altro De Angelis, ha fatto il secondo che stava qua. Stefano. È un giocatore che attacca lo spazio, non vede molto la porta, però esatto. prendere per prendere. Sì, come prendere, quinta punta, quarta prendere, punta. No, cioè, no Felipe, ma tu non puoi tenere, tu non sei lo specialista, stiamo parlando sempre di base. Cioè, se devi prendere l'under sì. che prende quando Arrighini, che non ha mai visto la categoria, lui comunque e ha fatto. Non conosce Avellino. No, ma lui ha fatto Pisa e Cosenza, non è che ha giocato a pizzichetto, cioè voglio dire, ha giocato in piazza importante, hanno sfilato i playoff. E poi da valutare l'allenatore chi sarà, io dico. Per prendere, tenuto conto che per Arrighini c'è un diritto di riscatto che può certo. darsi che Cosenza. Certo. Allora abbiamo ancora molti messaggi. Gigi mi fa segno che devo andare in bagno. Tu mettete la grafica e Gigi va in bagno. Puoi andare in bagno. Vai. E c'era bisogno che lo dicevi. Vabbè, è come diceva. Quando vai, si sta a scuola, alza la mano, vai in bagno. Vai, vai. Che messaggio. Va bene. Allora, un po' di Facebook, Michele Imperiale. Francesco Costanza mi sembra di averlo letto, mi dispiace che te sia vada via, ma io mi fido di questa società. Tonino Speretti Lupo, per Enzo De Vito, premetto che sono uno di quelli favorevoli a Tesser, fate una conferenza stampa con Tesser presente, spiegate le ragioni senza che si ripetano le tarantelle dell'anno scorso con Rastelli. Adolfo Folo, buonasera, non faccio nomi perché non è di mia competenza, mi limito a giudicare, saranno tanti gli abbonati che quest'anno non rinnoveranno, ma
me ed altri tuoi amici compreso, perché veramente le chiacchiere sì, dovrebbe avere un limite. Chiudo con un'ultima considerazione. A fine stampa il DS disse che avrebbe detto alcune cose a fine stagione. Manca ancora un po' di tempo. Manca ancora okay. un po' di Antonio tempo. Forgione ti fa la lista di quello che hai sbagliato. Vabbè, la candelina manca. Antonio Forgione ti fa la lista di quello che hai sbagliato. Attenzione. Allora, caro Enzo De Vito, quest'anno hai deluso sia come uomo sia come professionista. Pure. Poca chiarezza sulle cose che hai fatto. C'è un problema col microfono, attenzione. Eppure ti hanno allora, oppure ti hanno fatto fare acquisto di re. Ligi, ho, di risposto, ho risposto a tutti. Okay. Questa persona no, perché chi mette in dubbio l'essere uomo. Alle questioni scostumate non c'è proprio a che fare. Ermano De Vivo, buonasera, archivata la Serie B, ricominciamo subito dalla riconferma del mister, vai, forse la prossima, ci aspettiamo sabato prossimo alla partita del cuore, il 14 maggio al Partenio, c'è una partita del cuore per un evento benefico, non mancate. Carmine Santucci, in bocca al lupo per i 4 anni consecutivi di Serie B, grandi soddisfazioni a tutti i tifosi dell'Avellino. Carratù, a Enzo De Vito, come mai non avete preso nessun giocatore valido per la difesa? L'hai detto, deve andare a scuola di terzini. A Molino, secondo te, chiedo, una squadra presenta mille difetti, la colpa di chi è solo del tecnico, anche di chi l'ha costruita. Una squadra che? Una squadra, scusami, una squadra, secondo te, quando una squadra presenta mille difetti, la colpa è del tecnico? Dico, non si è mai, cioè, noi siamo ora, poi quando la pazienza, quando poi si toccano dei tasti, il pianoforte deve suonare per forza. Se non stiamo parlando di una squadra che si è salvata, che cioè, voglio dire, cioè veramente qua si rasenta lui. No, ma non è, io accetto tutto, ho accettato i tifoseria, ho accettato i cori, però poi si va nel personale. Allora, ma questi quando c'erano Fedele, cose, cioè, quando so, c'erano che... Lucchesi, quando c'erano Ranzani, quando c'era Barillare, quando c'erano qui, dove stavano? Ma se ne ricordano questi direttori sportivi? Proprio, cioè io mi ricordo con Fedele che portò 20 calciatori, di 20. Cui 10 importanti. Savoldi. A ingaggi, come quelli di Castaldo. Monticciolo. Giocatori proprio inesistenti, ma ce ne siamo... Cioè, c'è posta so. Per te. C'è posta. Vabbè, è arrivata Maria De Filippo. Vabbè, ma c'è pure chi difende alla sai grande. Che dice sempre un mio amico, sai che dice sempre un mio amico che si chiama come te, che io parlo sempre troppo e parlo sempre troppo presto. Stare un po' più zitta. Non so, i rumori da cosa dipende. No, tu hai fatto bene che hai parlato, perché mentre parlavi lui si è ricordato e ha mandato il messaggio al bar di far arrivare. Ho capito, quindi la torta è arrivata perché... La torta l'ho portata io. Sì. Questo ce l'ho offerto R Drink, grazie. Il nostro amico sponsor, grazie, che ringraziamo. Grazie mille. Poi dopo mancava solo la candelina, la fischiamo e la candelina, la siccome erano 40, erano troppe, non le potevamo... Ma ancora questa storia, non sei vito, ma tu che amico, ma ho 40 anni io. Scusa. Marco è diventato cattivo. Molto. Peggio di me, hai notato? Hai notato? Però ne dimostra 25, diciamo la verità. Ne dimostro dai. 25. Anche sono d'accordo, dai. Facciamo parlare un po' i miei amici qui in studio, non vi ho fatto proprio parlare. No, ti voglio chiedere chi è secondo te il successore giusto di Tesser, tra quei nomi che abbiamo fatto. A me piace Toscano. Piace Toscano, gran lavoratore, uno che parla poco e lavora molto. Quindi mi farebbe piacere se ripartissimo da lui. Un bel carattere da calabrese. È uno che si fa valere. D'altronde uno che si dimette, lascia un contratto di non so quanti soldi Enzo a Terni, ha lasciato un bel contratto. Non lo so, non... Vabbè, dico ha lasciato un bel contratto a Terni, si dimette, nel calcio capita raramente, non per motivi legati all'andamento della squadra, ma probabilmente perché... Sì, credo anche che tutto sommato possa rientrare nel budget che... Di un progetto, perché certo. Toscano è uno a caccia di un progetto, non tanto di un contratto importante. Io sono un estimatore di Boscaglia, sì, perché credo io. Che sappia lavorare bene con le persone, quindi torniamo al discorso che può valorizzare dei ragazzi come Morosini ad esempio a Brescia, però Toscano è un buon motivatore, uno che parla poco e lavora molto, ricorda molto Rastelli, per cui capisco infatti la scelta e quindi me... andiamo un po' sul sicuro e pretende non tantissimo. L'anno forse. Scorso bisognava ricominciare sì. da Boscaglia secondo me, sì, sì. Tu dire... so che hai un allenatore preferito. No, ti dico la verità, profilo di Boscaglia mi piace molto dopo quest'anno, perché solitamente i siciliani quando allenano in Sicilia solo li possono allenare, invece Boscaglia ha dimostrato che anche fuori dalla Sicilia può allenare, quindi è un allenatore... secondo me da prendere in considerazione, a meno che non rinnovi al Brescia. Poi gli altri due, sia Marino che Toscano, comunque sono allenatori bravi. A te Marino piace, non poco.
Non so, mi fate segni dalla regia, non so che cosa mi state dicendo. Qualche altro messaggio? Allora, c'è anche Gianfranco Calasso che ha scritto per te, Enzo De Vito. Allora, buonasera, voglio dire una cosa al nostro direttore. Se devi prendere uno tra De Zerbi e Gattuso, teniamoci tessere. Li escludiamo entrambi come profili? Però è strano che un dirigente fa da questo consiglio. A... No, no, non è Calasso. No, non è Calasso. Come profilo li escludiamo? No, dico come profilo. Ora abbiamo tessere. Si vedono e poi discutono. Bravo. Direttore De Vito, Gaetano Lupo Sicuranza, sei un grande. Spero tanto che lei rimanga. Non pensare ai criticoni, molti di questi non capiscono niente di pallone. Ivan Capone, buonasera, come allenatore Tessera rimane la scelta migliore, De Zerbi una scommessa, Marino la vedo dura, uno tra Bisoli, Foscarini o Toscano. Francesco Taranto, due citazioni per il direttore De Vito, non ragionare di loro ma guarda e passa, non ti curare di loro, era veramente, e non date le cose sante ai, ai cani e non gettate le vostre pelle ai porci, San Matteo. Francesco Fiero. Possibile, tanti errori questo anno, una batteria di difensori uno più scarso dell'altro. Galasso, che ricordiamo è uno dei dirigenti accompagnatori dell'Avellino. Caro direttore, non pensare a tutte queste critiche, voglio solo dirti come uomo voto 10 e come da con lode, oltretutto godi della stima incondizionata della società e dei tuoi amici. Un abbraccio e riparti più forte di prima. Vincenzo Spagnolo, per cortesia della difesa, riconfermiamo solo Frattali, ci ha salvato migliaia di volte, il resto andiamo via. I gol subiti sarebbero stati ancora di più senza Gidai. Angelo Manzi, direttore, sono felice abbia abbandonato la scelta delle bretelle di qualche anno fa. Una volta sei venuto con le bretelle in trasmissione. La ringrazio di restare nonostante un qualunquismo dilagante che offende ogni buon senso. Grazie per trasmettere appartenenza. Lupo esiliato in Friuli, ci scrive sempre il nostro Angelo. Domenico Sparandeo, buonasera a tutti, che il prossimo anno campionato è il primo da riconfermare, è Enzo De Vito, che fa grandi cose con... Vai veloce perché dobbiamo leggi un po' tutti, però velocemente. Per carità, col budget a disposizione De Vito, Avellini in questi anni ha svolto un lavoro sufficiente da bocciare la gestione dell'ultimo campionato, in quanto parte delle responsabilità del fallimento di questa stagione sono da imputare a lui. Michele, qual è il fallimento? Che ci siamo salvati a due giornate dalla fine. Questo di noi, dico, può capitare un'annata che va male. Questo è andata male. Quello dell'era pugliese. Andiamo avanti perché dobbiamo chiudere. Non vai, per abituarci, perché può succedere che può succedere. Torta, sta sotto i riflettori. Luigi, ragazzi. Silvestri, programmazione, perché non cominciare già ora confermando Tessera che conosce bene l'ambiente? Dopotutto non vedevo danni il popolo da Avellinese così a favore di un allenatore. Questo me lo dovete permettere di dire, non è successo neanche con Rastelli. E questo, ma ora diranno che io sono rastelliana, non me ne frega niente, è una cosa che io proprio non ho capito, perché tutti quelli che hanno chiesto la testa di Tesser, Gigi Molino mi guarda, sono gli stessi che ora dicono che Tesser deve rimanere. Mettetevi pure un po' d'accordo. Questa con un anno in più è cattiva. Luigi Silvestri, programmazione, perché non cominciare già? Va ok. Garofalo, buonasera a tutti, De Vito fa il bravo, non ce la sa, per piacere. Sasa Carmen, siccome abbiamo un grande DS capace di scovare talenti, credo che la società dovrebbe fare un progetto più a lungo termine. Salvatore Cassano da Caudino. Franco Petrozziello, gran parte dei critici era abituato con Pugliese. Direttore, vai avanti senza problemi. L'Avellino in passato ha fatto 6 retrocessioni dalla B alla C1, da quando c'è questa società è il terzo anno che siamo in B. Chiudo. Carmine Fusco, ha una cosa in comune tra me e De Vito. Che siete colleghi. Carmine Fusco, no, è stato suo compagno di scuola alle... elementari. E con me ha fatto l'università. Ok, Diego Spagnolo, buonasera a tutti. Al nostro direttore chiedo come mai Gito è stato ceduto in quella settimana. Daniele Marano, considero Enzo il secondo DS dopo Sabatini al telefono. Francesco Musso, l'anno prossimo mi accontento una salvezza. Sabatini al telefono, non posso stare. Sabatini stava là. Sabatini? Hai detto al telefono? No, dice che ti considerano il migliore dopo Sabatini. No. Francesco, questo è tuo cugino. Francesco Musso, l'anno prossimo mi accontento di una salvezza tranquilla. Antonio D'Amato, buonasera, una domanda non relativa al campionato. Perché abbiamo regalato la A per gli accordi di mercato per far giocare Gomis e Cone? Si è perso quest'anno la lista di scarsi troppo Gomis, lunga. Quindi, vabbè, auguri a me, Giuseppe Prezioso, 4 anni consecutivi in B, grazie De Vito, Marco Evangelista De Vito, uno di noi, Antonio Giannaccone, questo pubblico non vi merita, grazie, dovremmo rimpiangere Rastelli, non Tesser. Enzo, ti chiedo,
Io so che il presidente, poi avremo la settimana prossima, credo, Michele Gubitosa e per chiudere il presidente Taccone. Il presidente è un po' amareggiato e questo l'ha detto anche, se Gigi si ricorda, un po' di settimane fa, perché poi la risposta da parte del pubblico numericamente non è che poi si parla tanto, si giudica tanto. C'erano 700 paganti sabato. Diciamo che questo è l'ultimo... È l'ultimo intervento, il penultimo. Perché penultimo. Ti stai penultimo. Riservando qualche bomba finale? Vabbè. Sì, penultimo. No, penultimo. Il presidente ci mette l'anima, ci mette tutto se stessi. Se stessi dobbiamo dircela, non perché il mio presidente, il nostro presidente, mette sempre la faccia. Lo dissi ai ragazzi prima della partita di Vercelli, ai calciatori, che abbiamo detto: ragazzi, c'è la fortuna di avere un grande presidente, perché comunque ha messo nei momenti difficili sempre la faccia. Lui, il figlio, riesce a non essere figlio del presidente, ma ad essere un dipendente dell'Avellino, e quindi a volte contesta anche ciò che fa il papà, e questo fa sì che viene visto effettivamente come direttore generale, e a noi serve molto questa figura. È naturale, quindi, detto questo, io, non per tirarmi indietro, avanti, ho spiegato, allenatore, direttore sportivo, può passare. La certezza di questa società è la famiglia Taccone, mai una penalizzazione, mai... Con qualche errore sicuramente, però come diceva Taliassi, noi ci apprestiamo a vivere una Serie B che è una 2, perché con squadre che tornano dalla... E nonostante ciò si parla di bocciatura, ben venga una bocciatura per me e per la società, una squadra che si è salvata 4-5 giornate prima, lasciamo stare il pareggio del Como. Voglio dire, ripartire da questo, ripartire anche da una credibilità. Rispondo anche a un commento. Devi concludere, però. Sì, sì, no, rispondo anche a un commento. Sì, sì, ma per essere un altro minuto era quello che, nonostante ciò, si cresce insieme e si fa bene insieme. Ora bisogna resettare l'anno scorso, ripartire. Non penso che l'Avellino riparta da nomi roboanti, perché ogni volta che si fanno questi nomi roboanti si va in difficoltà. Però sicuramente penso, al di là di me, che questa proprietà, questa società ha tutto per fare bene un altro anno in B e per regalare qualche sogno ai tifosi. Se resti o no, non ce l'hai detto. No, ha detto, ormai ha parlato già con le grafiche. Però ci può dire le probabilità. Giochiamo di probabilità. Probabilità. 70 e 30, va bene? Va bene. Va bene, ok, t'ha fatto peggio di me. Va bene, allora grazie Enzo. Grazie a voi per l'invito. Scusatemi se non vi abbiamo fatto parlare tanto. Grazie di cuore Enzo De Vito, io ti ho detto tante volte non metti la faccia, sei venuto e ce l'hai messa sta faccia. Ha chiesto di venire, ieri ha chiesto decisamente di venire. Stasera in croce. Grazie Felice Taliassi, grazie Gigi Molino, grazie Michele Imperiale, Sabino Giannattasio. Facciamo un grande abbraccio ad Amato Di Sunno. Un grandissimo abbraccio al nostro Amato che ha perso il nonno, gli siamo vicini e gli vogliamo bene. Grazie. Grazie Marco. Grazie a tutto lo staff di Sport Channel. Ora ce la mangiamo. E sempre Forza Avellino, mi raccomando. Grazie, arrivederci. Sera. Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattan le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi c'era, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
La Caramella, un'impresa di successo che oltre agli storici punti vendita di Avellino ha ampliato i propri orizzonti con l'apertura del nuovo e moderno Reca in via statale 7 bis a Mano Calzati. Nuovo, più grande, ancora più prodotti in esposizione. La Caramella, perché da noi il cliente è sempre al primo posto.